Sì, salve, sono io, René Edmond Malaise, nato in Svezia nel 1892, entomologo, entomologo, studioso di insetti. E sapete cosa ho inventato di importante? Una trappola per catturare gli insetti volatori. E questo è successo nel 1934. Mia moglie Ebba e io stavamo partecipando ad una spedizione scientifica ed eravamo a riposarci nella nostra tenda. All'improvviso, a turbare la nostra tranquillità, un moscone carnario si è infilato e, non vi dico mia moglie, è andata giù di testa ed è stato davvero un mezzo disastro. A quel punto, io osservando il volo e il comportamento del moscone carnario, ho avuto l'illuminazione per la costruzione di una trappola efficace. Cosa ho osservato? Che l'insetto spaventato tendeva ad andare verso l'alto e verso la luce e così cercarsi una via di fuga in questa direzione. A quel punto io ho ricreato una piccola tenda di tulle nella quale gli insetti entrano, si dirigono verso l'alto, la tenda è direzionata verso sud. A questo punto gli insetti spaventati vanno verso a cercare una via di fuga e lì trovano invece un contenitore di etere e a quel punto l'insetto è disponibile, può essere catturato facilmente e diventa una osservazione naturale, efficace e anche con poca fatica. Sì, è una storia un po'. Volete vedere? Guardate, è stata una cosa abbastanza più o meno come questa. Ecco, a un certo punto la tenda eravamo, io ero qui, Ebba era là, cominciava. Aiuto! Il moscone, ecco. Più o meno così, insomma. Ecco.